Altan vive in un castello da cui esce solo con la luna piena. E questo ha creato intorno a Altan un alone di leggenda. Ma Altan detesta gli aloni. È tutto sotto controllo. Di chi? Non si sa. Ho sempre pensato da lettore che Altan fosse il più grande di tutti. Ti rispecchi in un mondo, ritrovi la chiave di un tuo universo. Io trovo che in questo lavoro c'è un lato che non è tanto di aggressione al potere, è piuttosto di conforto per quelli che la pensano in un certo modo, che non si sentono soli a pensarla in quel modo. Non ditemi una cosa di destra o di sinistra, ditemi una cosa carina. Che è quello che mi dà più risposte dalle persone, insomma. È un uomo romantico. Anche se apparentemente lui è una persona cinica. Sono pieno di assurdi sensi di colpa. Assurdi il cazzo. Non so, le sue graphic novel che sono di una spietatezza assoluta, con i baccarozzi, con proprio senti la carne in putrefazione su certe caravelle di Colombo, no? Ecco. Ho avuto un'infanzia piuttosto felice, devo dire la verità, le piccole esperienze di bambino. Io dopo mi sono accorto che mi sono rimaste forti perché hanno i colori che hanno le storie della Pimpa, in qualche modo. Un uomo capace di diventare bambino. Di bambini mi piace lo sguardo che hanno sulle cose. Tu vedi un bambino di 6-7 anni, sono già tutta l'umanità, c'è di tutto dentro, molto bello. Top, va bene. Sì.